Omega, generali galattici. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, in diretta dal Modena Play, la partita che tutti stavano aspettando. Quanto l'ho desiderato, altro che gli Avengers con Infinity War. Qui abbiamo best crossover. Esatto. Qui abbiamo il Doc e Huge. E cioè, già per cominciare, ragazzi, il Doc è arrivato e ha schierato i suoi modelli pre-partita, guardateli. Belli in fila, in bolla, con le cartine pronto, con tutti i poteri. Giustadino a te, il dedicato, il codex, il libro. E questi sono invece come io ho schierato i miei orchi pre-partita. Un po' stanno già entrando nel campo, un po' sono a orchestra in giro. Questo da solo, nelle mie finalità. Molto bene, molto bene. Allora, abbiamo tirato a caso. È stato a caso le mazze dal carto. Le mazze dal carto. E le nostre mazze dal carto ci hanno detto: prova a dire tante volte velocemente le mazze di carte. Le carte di mazze. Basta. Uccisore di re. Esatto. Vuol dire che conteremo il valore potenza eliminate all'avversario. Esatto. Se eliminiamo il generale. Raddoppiamo un po' di potenza. Poi, per non farci mancare niente, perché la sommità ci piace, abbiamo pescato rigorosamente a caso l'imprevisto. La contingenza, l'imprevisto, che è frenesia guerriera, vuol dire che qualunque cristiano sul campo di battaglia avrà un attacco in più. Sarà una cosa meravigliosa. Le botte. Io direi che iniziamo a schierare man mano che buttiamo su cose, ci diciamo a vicenda cosa fanno, cosa non fanno, anche perché avvisiamo chi ci guarda da casa che è la mia prima partita con la stirpe dei mille, quindi speculare prima. Wog! No, non è ancora ora di dichiarare le wog. Loro corrono. Lui corre. Loro forse no. E qui 10 pollici. Sì, posso scegliere se schiacciare il grosso pulsante rosso e in quel caso corre in automatico di 6 pollici. E quasi corre non carica. Schiaccio il grosso pulsante rosso. Chi corre non carica, giusto? No, assolutamente. Normalmente è così. Non spara neanche. A meno che non siano d'assalto, che hanno almeno uno. Allora però hanno armi d'assalto. Sì. No, sono sparose. Sparose vuol dire che sono spiritose. Sì.
adesso. Se ce la faccio vinco il premio. Rischio! Equilibrio! Allora, hanno corso tutti a parte loro che tentano di sparare senza motivo sui millini. Sì, dai, spariamo sui millini. Allora, spara grosso, 36 pollici, la metà di 36 è? 18. Lo sapevo, volevo vedere se eravate... Ok, on the millions. Allora, sono quindi 5 colpi al 4. Vai. Ci sono... direi di no. Malus. Dici? Non credo, perché comunque lui vede. Vabbè, vedi, non direi. 5 ho detto. Allora, ho forza 3 dentro. Forza 5. Forza 5, io ho R4. Uno dentro. Uno dentro, quanto danno fai? Faccio un danno. Un danno, quindi io con tutto e polvere, quindi avendo danno 1 quella che mi fa danno, aggiungo 1 al save. Quindi salgo al 2. E tira lo sto asso. Allora, il caro Mac, oggi assente, direbbe: ricordiamoci che un asso è sempre un fallimento. È sempre? Un fallimento. Quindi... E i tuoi genitori direbbero no, tu sei sempre, esatto, un fallimento. Esattamente. E allora, bazzica delle caccole. 18 pollici, ci arriviamo. Pesante 2 di 3. Loro si sono mossi, pesante, sì, ok, sì, sono camminatori, mi pare, no? Hai meno pesante uno? Col meno uno a colpire, giusto? Anche se sei un camminatore? No, sei un veicolo, non fa l'impatto, diciamo. Appunto, sono veicolonzi, quindi se ne sbattono, ma pesante voleva anche dire che... No, quella era area. Area, sì, è Due di tre di colpi, sono 3, 1, 4. Allora, al 4, aia, 3 dentro, 3 dentro, forza danno 6, a forza 6, quindi sempre R4, quindi al 2 sono dentro, 2 sono dentro, 2 sono dentro, 2 sono dentro, questo ha danno 3, VP 1, 2, no, danno 1, VP 0, scherziamo, danno 1, VP 0, sì, ok, quindi come all'asso. Prima? E vai! C'è. Fa malissimo, eh! Uno c'è, questo qua è quello che spara la rumenta. Hanno due ferite, quindi. Questo è quello che spara i chiodi. Se vuoi ho i cuoricini, aspetta. Ah, grazie. I cuoricini, certo. I teschi. Thanks. E adesso però il momento dello sparamissili. E che è ad area. Ah, anche il bazooka è area! Vabbè, dopo me ne ricorderò. Area vuol dire che ti becchi 3 colpi secchi. Esatto. Al 4. 2 dentro. Bilicone paura. Vai. Vai. 4. E forza 8. Forza 8? Al 2. Al 2. Ciambola. Doppio critico. Hanno meno 2 di DP, danno 3. Di DP danno 3, quindi meno 2, direi che comunque. Loro andrebbero, hanno al 3, quindi al 3 vanno, quindi. Perché salvano al 2, no, loro salvano, hanno come base il 3, quindi salvare al 5 di save o al 5 di vulnerabile per il tutto, la stessa roba, quindi uno sì, l'altro no, uno volto che attimo. Ok, quindi lui è andato bene, direi che ho finito il mio show. Ok, allora lui quante ferite ha? È morto uno, beh, direi che non devi testare. Lui quante ferite ha? I morale sono insensibili. Quindi insensibile. Punticino comando 5.
ferite. 5 cosa? 5 attacchi. 8, che cazzo dico? 8 ferite. 8 a 5? No, ferite. Sì, sì, sì. 8 lui. 8, ok. E gli altri di meno. Ciao. Bene, gli altri invece di meno. 5. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Va bene. Allora, ma io l'armatura impenetrabile. Prendo il mio punticino comando, quindi vado a 4 punti comando. Ma io i movimenti perché dovrei muovermi, onestamente? Perché dovrei muovermi? Le orecchie ti fai cercherei di fare della magia. Cercherei di fare della magia e di sparare. Quindi ti dirò, io mi sa che allora muovo giusto. Non si muove, sta fermo. Ecco Eugenio, cosa? No, no, perché le orecchie gli fanno così. Allora, l'elmo muove di 6. E facciamo Robot Wars. Allora, io starei anche buonino così e inizierei a fare un po' di magica bula a Bari. Vai. Quindi loro sommano 1 a tutti i test psionici, quindi hanno il bonus per la confraternita degli stregoni, quindi tutti i test psionici hanno un più 1. Tu dimmi solo quanti tiri armatura devo fare. Dipende, se faccio mortali pochi. Tanto armatura al 6. Allora, madonna. Allora Ahriman può lanciare tre magie. Quindi la prima che prova a lanciare è Tessitore di Destini. Carica Warp 7. Scelgo una di Thousand Sons Amici entro 18. Gli do un invulnerabile a 4. Fino alla prossima fase psionica. Della mia prossima fase psionica, quindi tutto un turno intero. Proverei a lanciarlo sull'Elbrut. Quindi al 7, quindi al 6. 10, sì. Decisamente sì. Quindi il mio resisto tiro. Vai. Invulnerabile a 4, adesso invulnerabile a 4. Poi l'altra cosa che farei. Allora. Guarda, sì. Questo qui è l'Ogre. Salve. Sempre sull'Elbrut. Questo è per ricordarci che è invulnerabile al 4. Ahriman sempre sull'Elbrut. Illusione di Zinch al 6. Quando viene bersagliata da un attacco meno 1 a essere colpita, quando subisce un attacco, sì. Al 6 faccio un 6, madonna, fai un 12 che sarebbe pericoli del warp, però fammi vedere perché c'è qualcuno sta provando a fottere col piccione sbagliato. Aspetti un secondo, aspetti un secondo che devo controllare delle cose. Perché? Devo controllare delle cose. Sì, sì, è un classico, un classico. Devo controllare delle cose. Io userei un punto comando. Sì. Quindi vado a 3. Per fare maestri dell'immaterium. Nella fase azionica, quando unità azionica di Thousand Sons prende pericoli del warp. Non subisce pericoli del warp. Quindi Ahriman resta burino così. Paura, del warp, Siamo gli splendidi con il warp. Beh. Il mio doppio 6 l'ho fatto, quindi per la partita sono a posto. Ultima cosa che farei, Ahriman a posto te la sei chiamata in maniera imbarazzante. Sì, è così, mi conosco, io faccio un turno dove faccio tutto, poi basta, poi. E io farei con sempre il buon Ahriman fuoco psichico, quindi al 6, l'unità più vicina a lui, 3 mortali secche. Entra. Perché è al 6, quindi pulito, 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 quindi la più vicina, direi loro, 3 mortali. Wow. Però c'era una roba che volevo provare a fare, mi facci vedere. No, era, allora, perché io nella fase psionica faccio i punti cabala per le unità psioniche che ho sul campo. Ahriman mi concede, ti dico subito quanti, 3 punti cabala. Lo stregone qui me ne fa 1 e basta, quindi 4 al momento. La cosa che vorrei provare a fare è usarli tutti, quindi la carica malevola, spendo tutti e 4 punti cabala, quando l'unità dell'armata manifesta un potere psionico con successo, se fa una o più mortali, dopo aver inflitto le mortali scelgo una di quelle unità che hanno subito e ne faccio di 3 mortali. Quindi se adesso su di loro? Altre di 3. Figa. Ok, quindi questo l'ho fatto. Allora loro comunque, essendo, cioè lui essendo maghettino basone basone, può lanciare il castigo, che è quello che hanno tutti gli psionici. Castigo che entra al 5. Entra. Controlla. Entra del brutto.
quindi sono l'unità più vicina allo psionico di 3 mortali. Quindi? Anzi, io ho fatto 10 adesso. Sì. Quindi ho il più 1 a colpire, ho fatto 11. Ok. Perché se faccio 11 o più per lanciarlo, faccio di 6 mortali anziché di 3. 5 mortali. Sì, lui sembra giusto? Sì. Boom. Ok. Ok, la magia che non avevo mai provato è forte. Forte, la magia. È decisamente forte. È decisamente. Non me l'aspettavo. Forte. Mettiamola così, quindi brava magia. Gente che non sta più bene. Allora, l'Elbrut comunque prima di picchiare può sparare. Mm? Perché è un multimelta nella mano lì. Sì. Quindi, multimelta pesante. Allora. Quindi col pesante ho un meno 1 perché mi sono mosso. Sono 2 colpi di melta. No, ma sei un camminatore, non è meno 1. Se sei un veicolo. Questo programma è stato presentato da Tonno Barzotto, il tonno del capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa crescere i peli. Parola del capitano Pita. Tonno Barzotto, il tonno del capitano Pita che ti fa crescere i peli. Prendi Tonno Barzotto e mangiatelo insieme alla vostra famiglia. Tonno Barzotto, il tonno che fa crescere. Beer Gaming, fantastico, è il momento in cui sta per nascere qualcosa. Buonissima. Allora, il l'Elbrut, il Elbrut, sì. Quindi che fa? 2 multimelta al 3, perché quindi non ha il malus. Quello è il nuovo forza. 2 dentro entrambi. Io ho forza 8. Sette al 3. Al 3. Questo era 2 bot da di 6 danni più 2 potenzialmente. Malissimo questa. Questa è proprio male male male. Allora le magie continuo pure a farle, che mi sono informato, ma sul tiro devo lavorarci. Sul tiro devo lavorare, però adesso vediamo un attimo. Lui ha detto che prende, cioè riduce di 1 tutti i danni, giusto? Quindi lui deve saltare prima di subito. Lui deve saltare prima di subito perché gonfiava anche gli altri attorno, no, giusto? Ok. Da dai bonus, sì. Perfetto, quindi lui deve saltare e su questo siamo tutti d'accordissimo. La cosa che farei per farlo saltare in maniera abbastanza brutale e veloce è utilizzare uno stratagemmino carino. Con un punto comando uso lo stratagemma Raffica Infernale che recita: quando un'unità di fanteria da stato dei cani viene scelta per sparare fino alla fine della fase, ogni volta che un modello di quell'unità spara con un'arma Requiem, effettua un attacco addizionale con quell'arma. Quindi loro tirano, sono 8 Requiem. Ok. 8 Requiem, 3 colpi ciascuno. Ok. Li vedono tutti quanti bene. Allora, probabilmente qualcuno. 2 sono in cover. Esatto, loro 2 sono in cover. Gli altri ti vedono, quindi sono 1, 2, 3, 4, 4, 5. E vuoi uno? No. Sono 5. Però sì, gamberetti idolet così, tempesta lure. Sì, sì. Gamba. Sono 5 con Ariman. Ho capito le cose. Quelle okay, Ariman, pezzo di... Quindi, 5. Arimano, pezzo di guano. 10. E 15. Anche il nome da allora. E aggiungo anche gioco di Arimano, gioco di villano. Assolutamente. Quando non sta questi qua sono tutti i dadini in questione. Questi qua sono tutti i dadini in questione. Quindi il Requiem, loro tirano comunque due a cadenza rapida, 2, cioè con l'attacco in più cadenza rapida perché sono rimasti stazionari. Quindi. Adesso è un vuoto, devo sparare tutti contro l'unità oppure posso deviare i colpi su unità diverse? Posso deviarli? Sì, sì. Perfetto. Quindi allora io farei i 5 vanno sul capoccia, i 2 che non vedono vanno di qua. Quindi, parto facile, con Ariman vicino a bolla di 6 faccio minare gli assi per colpire. Quindi, inizio con i 2 che vanno di là, che sono solo 6 colpi.
aspetta, allora 2, 4, 6. Dura, voi. Quindi, fucile per infermo. Infermo. Inferno. Allora, il fucile di Requiem infermo, poverino, non spara mai. Infermo! Sono 3 giallo ciascuno al 3 con l'asso abbinato. C'è un asso? E c'è anche un bel 2. C'è un grasso 2. Il 2 ce lo mettiamo qua di nuovo, questi qua sono dentro. Forza 4. R5 credo. Vediamo se è proprio sborone. R6. Sentiamo su di loro, eh. Ah no, su di loro è R5. Ok, quindi è comunque al 5. Ah però le assi 3-2-6. Me coglioni. Era tiro libero due morti. Hai rende, sì. Meno 2. Ok. Quindi stessa cosa ma sul capoccia. Quindi 3, 6, 9, 12 e 15. Quindi 15 volterate sul capoccia, come prima. Come prima, più di prima, con gli assi binati. Guarda quanti bei due! Allora, sì, ci sono un po' troppo. Figa quanti due! Figa quanti due! Gli sono due assi. Sono orco, tu visualizzi. La vaga. Visualizzi le cose accadono. Poi due assi, poi. Si crede accade, si sì, sente. Hai detto sempre al 5, giusto? Lui è R6. Se io ho 4 di forza. Penso di sì, perché deve avere il doppio. Quindi a 5. Me ne entrano 4. Ok. Hai rend, hai detto? Meno 2. Allora lui ha tiro armatura al 2. Quindi andrebbe al 4. Non mi controllare se hanno robe strane, non credo, far vedere. No, ok. Niente, salva al 4. Vai. Allora, due entrate, due sì, due no. Danno? Danno 1. Due feritonze. Ne ha i totali? Ora te lo dico, te lo sto per dire, te lo dirò. 7. No, questo non mi garba. Fammi vedere cosa fa il ratatatatata, il cannoncione. E beh, mancherebbe altro. Però mi spiace, ma non perderà. Di giochi, intendo proprio che purtroppo gioca la mia armata. Sì, lo so. Però mi spiace perché per... Allora, cannoncione. Il cannoncione è questo qui e potrei mandarlo sia di lì che di lì. Però lui... Abbiamo detto che loro R5 e lui R6, giusto? Il cannone va a forza 6, quindi... Botte incredibile. Perché no? Andiamo... Ma è bello che sono in equilibrio sul... Yeah! Allora... Tony Hawk. 5 colpi al 3. Vadi. Il cannoncione su lui. 5 colpi? Figa. Tutti. Tutti dentro. Forza 6. Attenzione. Allora, rend 2. 2, rend 3. Ok, quindi vado con la first save al 4. Danni? 1. Aia, altri 2 dentro. Totali ne abbiamo detto? Totali ferite? 7. Ok, l'abbiamo un po' ammorbidito. Decisamente ammorbidito. Andiamo un po' ammorbidito. Vai, io resto tra di carica. A questo punto... 6. Madonna, che scena epica. La conoscenza contro il sapersi arrangiare. Questa qua è una scena meravigliosa. Sono commosso. Io qua sono commosso. Questa la testimonio anch'io, esatto, perché voglio... Da vecchio voglio riguardare questa foto e ricordarmi, mi ricorderò del passato dei tuoi nipoti. Esatto, che è l'Elbrut che è sempre lui. Sul camino. Incominciata sopra la foto dell'Elbrut. Allora. Vediamo. Vediamo. Abbiamo preso dei proiettili qua. Al volo però, E poi cosa è successo? Siamo morti. Ma ancora non se ne sono accorti.
Hanno coltellato il capoguerra. Quindi abbiamo detto che lui e adesso abbiamo un Elbrut in carica e ha un meno uno essere confrontando. Parliamo un po' dei massimi sistemi. Sì, poteri forti. Sì, se il sistema elettorale allora, presidenziale della francese sia migliore. L'Elbrut ci regala 5 attacchi, 6 per l'imprevistino. Buffo. Lui ha un maglio dell'Elbrut che va a forza per 2, meno 3, 3. Mi fa malino. Allora, mischia, quindi va bene così. Io farei questi colpi al 3. Sono una, sono due che non mi piacciono, però gli altri sono tutti dal 3 in su, quindi questi mi garbano. Quindi abbiamo una forza un po' aumentata, perché sono una forza 12. Allora, io R 7, per cui vai comunque al 3. Comunque al 3. Due dentro, due no. Due dentro. Allora, hai detto che hai un... Ho un P meno 3. Quindi salvo al 6. Magic power! No. Tre colpi ciascuno, tre danni ciascuno. Allora, lui è costruito molto male. Okay. È ramshackled. Questo vuol dire che sottrai uno dai danni che riceve, okay, perché ogni quando tu tiri i cartoni va via, si stacca la scritta, la scritta, okay, calzini a 2 euro, che non gli fa nulla. Quindi, va bene. Becca 4 ferite in tutto. Quindi a metà adesso, giusto? Quindi adesso non ne ho idea, però mi pare di dover divertire a 8 ferite, sì. Ma magari mentivo. Sapendo di mentina. No, 8 ferite, lo confermo, vostro onore. Allora, lui ha di base 4 più 3, 7 e 1, 8 attacchi di base. Ok. Ricordati che hai un meno 1 a colpirlo, perché l'avevo magicabulato. Questo lo dice lei. Ok, perché tu hai un più 1. No. Allora, quindi invece che al 3 vado al 4. Verdissima! Santo Salve per il dio degli assi! Santo Zinch che mi aiuta a castare. Oh, guarda, merda, un'entrata ma è fortissima. Allora, abbiamo forza 10. Forza 10, io ho R, te lo dico subito. Io ho un R7. Quindi al 3. Bravissimo! E adesso hai fatto il tuo show? Ho fatto sì, le mie belle magie le ho lanciate. E adesso credo parta bang 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 di bang 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 di bang. Vediamo se prendiamo il test di... Vai. No, stiamo perché siamo... ci crediamo moltissimo, perché vogliamo prendere altri proiettili. Allora, io dichiaro la... WOG! Quindi, avendo dichiarato la WOG, divento verde come lui. Mi ha vendicato la WOG, ho delle regole che non ho ancora letto. No, le ho lette ma non le ricordo. E vince lo stesso. Esatto. E allora la WOG non è fondamentale, cioè. Vince la squadra pubblicitaria. Cosa è successo? Ma niente, ero lì che stavo facendo un picnic con i miei amici, a un certo punto arriva uno, mi dà un bacio. No, questo è il presidente federale, arriva uno e dice for the emperor, croci, cose, si schianta sulla schiena di Slugga e muore. Sì, 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 muore male, è arrivato un fale e ha vinto la partita. Va bene, grazie. Allora, dicevo, quella WOG. Allora, posso avanzare, dichiarare le cariche e ho più un attacco su tutta l'armata. Ok? Più due attacchi con... Quindi avanzo con tutto. L'hai ricordato l'attacco extra? Sì, 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 l'ho messo. Okay. L'ho messo, ma era quell'uno. Ah, perfetto. Allora, quindi posso avanzare con tutti e poi dichiarare le cariche. Cosa che farò? Baldo, allora arrivo a 5. A 3 pollici ci si ferma? Era un pollice, mi pare, in 40k. Un pollice. Ah, un pollice ti puoi fermare? Sì. Ma è bellissima questa cosa. È la cosa più bella del mondo, ma comunque con loro avanzo normalmente di 5. Con loro normalmente l'unico che mi viene il dubbio è lui. Perché siamo a 11, sì, lui avanza.
di ricchissimi 2 pollici e avanza di 7. Lui è fermo lì, questi si muovono regular. Devo scegliere se allora lui è sempre nulla se è colpito e in val 4 i feriti in tutte le 6-7 mi pare, non un numero stratosferico. Aspetta, mi di un attimo, mi di 8 ferite. Ok, arriva in corpo a corpo, cosa fa di bello? Arriva in corpo a corpo al disco che dai morsetti. Beh, nel senso, come save all'after save al 5. Lui salva al 3 e inva al 4. E per il suo tratto, una volta per partita, alla bisogna gli faccio fare l'inva al 3. Ok. Allora, lui ha una pistolettina così, il bastone fa i suoi attacchi, quindi 5 attacchi, a forza 7, meno 1, 3. E il disco, ogni volta che il portatore combatte, effettua un attacco extra con l'arma che è 401. Con l'arma Gaston. Quindi nulla di che. Sto pensando se giocarmi lo stratagemma mio, buffo, che è scritto in questo libro. Perché non hai preso le carte ed è scritto con delle parole. Massacro scatenato. Allora, sto giro andava a 5 punti che scendeva a 3 con il massacro scatenato. Allora, metto sempre un colpo addizionale ogni 5 o più. Ok. Questo giro. Allora, ti scanno l'elbrut o ti scanno a rimanno? Perché targetti l'unità e te lo fa, giusto? Scegli un'unità e dai il bonus a quella. Oh yes. No, no, dai, facciamo che loro vanno a fare la bang bang sull'Elbrut. Lui va di lì. Loro avanzano di 5 perché spareranno e faranno malissimo, perché si sa che gli orchi sono temibili con il tiro. Le moto muteggiano. Brum brum. Arrivano felicemente 14 pollici qua. Hello motherfucker. Mosso, fermi. Buona. Uoggato. Tiro. E dove gli orchi veramente brillano. Là dove fischiano le pallottole. Dacca ragazzi, dacca. Allora, squadra di orchi non si cambia. Abbiamo 1, 2 spara. Tanto qua mi sa che finiamo veloci. Sono 3 colpi a cranio, ma gli spara sono bellissimi comunque. Che colpiscono al 5, sei pronto a morire male. Vai. Guardali. 2 dentro, senza nessun motivo apparente. Questi sono da chi, scusami, da mi sono perso? Dalla squadra di orchi su Tormellino. Ok. Allora, forza 4, quindi immagino il 4. E 1 entra dentro, in maniera impossibile. VP-1. VP-1? Sì. Danno? No, scherzavo. VP nulla, danno 1. Danno 1, quindi salvo il 2 per il solito giochino del... Ma tanto fai asso. 5. Poi! Abbiamo lo sparamissile che ti lancia 3 colpi sempre al 5. Beh, uog, 2 dentro. Ah, dacca. Forza 8, quindi R4 va dal 2, credo. Sciambolo. Salvami sti 2 cannonate con meno 2 VP, danno 3. Quindi 2 VP danno 3, quindi che sia save al 5 o in val 5. Quindi sempre al 5. Ma da
tacca. No, un morto. Un morto. Dammi due. Tre danni. Sì, un vabbè, tre. Un morto. Poi abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 5 pistole. Ho questo vago sentore che finirà molto presto sta partita adesso. Oh, tre, guarda come daccano, porca Eva, tre dentro senza nessun motivo. Ah ragazzi, devo fare un'armata più sparosa. Forza 4, R4 al 4. Uno dentro, all'asso muore. 4. Non credo che lo farà. Lui ha corso, quindi lo spara. Le moto. Lui ha motocicletta 10 HP. Lui ha corso? Ha corso? Sì, ha corso per avvicinarsi un po' di più. Ah ok, quindi c'è ancora un turno prima che mi arrivi in faccia, teoricamente. Beh oddio, se proprio tiro di merda con le cariche, sì. Ah, waggato, è vero. Sì, sì, waggato e posso correre. E caricare. Dicevo, motocicletta tutta cromata, tutta che spacca. E poi se dici sì. Grazie! Allora, sono 5 colpi a motocicletta, tutta cromata. Sono 3, 2, 5. 4 e 5, 3 e 5, al 5, allora sono 3, 4 dentro, fortissimi ragazzi. Sono dei dacca normali? No, sono dei dacca forza 5, zio Kai. Al 3, uog, 3 dentro con VP 0, okay. Quindi sempre all'asso. Danno 1? Danno 1 sempre, quindi 3 a 5, 1. Buona. E scusa. Allora, io direi che... le cariche. No, no. Questi devono sparare. Devono sparare ancora, è vero, che c'hanno... Stai a scherzare. Stai a scherzare. Lancia la merda. Allora. Che male. Beh. Direi che i proiettili non li tirarli sul dread. L'unica direi che lo sparamissili la prova area. Allora spara grosso e bazooka delle caccole. No, vabbè, spara grosso su lui, bazooka su di loro. Okay. È come giocare con Paisiello. E spara missili senza un motivo su Ariman. Così. Perché posso. Allora, spara grosso su Dread, sono 5 colpi. Al 4 perché dentro c'è un goblin che sa come usare un mirino e si vede. E si vede. 3 dentro. Forza 5 R82, vero? Forza 5 R. Forza 5 su chi, scusami, su Animal, no. Sul era R 6 7 era R7. No, allora. Ah, non posso vedere il corpo corto. Ah no, vabbè, a sto punto dirottiamole su Animal, che non ha R7, che vorrei, ma R7. R4, quindi... Ok, quindi al 3. Tutti e tre dentro, signore e signori. VP? VP a 0. 0, cose. Salvo al 3. Forse. Guardalo! Guardalo! Dacca, 3 ferite su Ariman! Con lo sparacaccolo, zio Kai! Madonna santa! Madonna santa! Grazie, grazie amico Unde! Dovrei essere sul grad quest, invece. E invece non potevo, drammaticamente. Chi tu vuoi dire qualcosa? Ah, ma che bello sto giochino. Allora, c'è ancora un lanciamissili, se non sbaglio, sempre su Arima. Allora, c'è un lanciamissili, però se giro dobbiamo... di tre colpi. Guardali di tre colpi!
Tra i costi. Era lì che stava leggendo sul disco e trova una schioppetta. Esatto, al 4-1 sono dentro. Però lancia sparamissili a forza 8, speciale, BP numero 2. Meno 2 direi invulnerabile suo, che già non mi ricordo più, l'ho detto 3 secondi fa perché ho una demenza incipiente. E meno 2, quindi invulnerabile a 4. Vai, danno 3. Cioè mi schioppa Ariman se non lo paro. Veramente? A col tiro? Facciamo che uso il suo tratto, quello sì, per cui una volta per partita gli do l'invulnerabile al 3. Proviamo. Vadi. Non guardo, io non guardo. Faccio così. Sentirei le mie risate. Sei notevole, notevole. Quando i tratti utilizzati a cazzo. Dai, dai, buona, buona. Non l'avessi usato? Fallito. Morì malissimo. È vero, è vero. Ok, e c'era ancora un qualcosa. Ah, bazooka delle calcole sulla squadra. Che fa 6 colpi in tutto. Sento Dio Ariman. 4. Sono 2 dentro. È su loro? Sì. Forza 6 se non sbaglio, per più del 3. 1 dentro. VP 0. Ok. Solito asso. Danno 1, quindi solito giochino. Ah, bravo, bravo. Sì, tu mi piaci. E adesso direi che è il momento di fare le cariche. Caricare. Allora. Squadra degli orchi. Tu carichi con loro? Con loro. 3. Bino, perché sono orco. Ok. Arrivano decisamente. Qua è bruttissima. Questa carica mi guardi. Beh, sì, sì, sì. Assolutamente. Allora, io lui qua lo muovo di 4 pollici. Poi. Come? Carica del generalissimo. Vadi, vadi, generale. 9. Ehi, salve. Occhio, Yuji, che non puoi attaccare le cose che non hai caricato. Ah, non è quello che ho, cioè devo dire di carico Ariman. O puoi fare caricare il tram. Ok, e vabbè, carico Ariman. Ok, ok. Le moto vanno sulla squadra. Vabbè, era al mezzo e mezzo che forse ti falliva, quindi era dato in bilico. Le caccole vanno sul dread. Sì. Cioè, Dio, fammi che se lo rirollavo. Sì, no, sì, dentro. Agevole. Ciao amico! Vieni a giocare con noi. Se qualcuno ha un banjo, partiamo col bang 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 di bang di Our Meteor Mother, così almeno... E la vedo malissimo. E ho allora, ancora loro che possono salvarmi. È il mio momento. Allora, cominciamo dalle lattine. Provo a scassare quel cazzo di cosa. Sono più un attacco perché tutte quante sono ancora vive. Strozzateli. Per cui sono 4 attacchi a cranio più un attacco per la WOG 5, 6 perché siamo nel regno delle botte, quindi sono 6, 12, 18, 3, 6, 9, 12, 18, vanno questi al 5 perché via parecchio, così metto via, al 5 perché hai meno una, sarà colpito ancora, giusto? Sì. Però ogni 5 e ogni 6 genera un attacco in più. Come i Blinking vecchi. Ne entrano fondamentalmente questi, che sono in tutto 5, che diventano 10. Okay. Quindi generano attacchi per cui non devi tirare, giusto? Ti vanno in automatico, cioè genera un attacco in più. La ferita in più. Però c'ho questo dubbio abnormal, ma penso proprio di sì. Però te lo controllo perché effettivamente si mette a segno un colpo. Sì, sì. Ah, tra l'altro io ho più uno in forza. Ogni volta che carico pure più uno in forza perché sono un goff. E questo veramente di questa cosa mi ero dimenticato contro Paisiello. Per cui come se non fosse bastato, esatto,
vado a forza 6 più 3 e 9 2 R 7 al 3 buona, sono 3, 6 e 2 8 sì. 8 da salvare a rend meno 3. Non so con quanto sali, ma credo che l'immutabile al 4 che gli ho dato prima sì, sia utile. Direi che è la cosa migliore. Questo qua è un tiro importante che mi chiedi. Lo è. Però per fammi controllare una cosa. Vai, vai, vai. Questo programma è stato presentato da Pendolino del Mac. Prevedi il tuo futuro con il pendolino del Mac e impara a dipingere le tue miniature prima che siano dipinte. Vuoi sapere le nuove uscite? Compra il pendolino del Mac. Solo col pendolino del Mac avrai in omaggio una girella. Prevedi il tuo futuro con il pendolino del Mac e impara a dipingere le tue miniature prima che siano dipinte. Vuoi sapere le nuove uscite? Compra il pendolino del Mac. Riduco di uno il danno. Sì. Quindi tutto il danno che gli arriva è ridotto di uno. Quindi faranno due danni invece che tre. Vabbè. Vabbè. Vediamo cosa entra al 4. Al 4 viene messo per il giochino suo. 4 sì, 4 no, 8 danni. Ma non credo ne ha messi più di 8. Precisi. Chapeau. Mi grazie un punto mille. Reroll, un punto comando per fare un rirollino. Ma ti dirò. Sincero con me. Sincero con te. Mi resta con due ferite addosso. Grazie. Esatto. Gli metto le quali rimanenti? Qua, cioè in realtà sono sia le rimanenti che le subite, perché qua le subite tre. Poi non fa. Aspetta, mi metto di 8 al di 10 qua, quindi. Quindi ne ho subite 6. Che male. Buttiamo anche con loro. Allora sono con doppia arma 1, 2, 3, 4 con doppia arma. Per cui sono 3 attacchi a testa, che vanno a 4 per la WOG, 5 perché siamo a Putemburgo, quindi 5 per 4, 20, 4, 8, 12, 16 e 2, 20. Siamo vicini al capoguerra, direi proprio di sì, e quindi colpiamo al 2. Hai qualcosa da obiettare? Sono tutti dentro e ogni 5 di 6 mi aggiunge una botta di vita. Sono tutti dentro più 3, 6, 7. Forza 4R4. No, forza 5 perché hanno caricato. Quindi andiamo al 3. Via, 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 via. C'è un 2. Via. Sono 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 colponi da salvarmi a meno 1 di rend. Un danno solo, per cui quindi sali normalmente. Hai detto 17? Eh? 17? 17. Anche questo è un tiro impegnativo, quello che mi chiedi. E li salvi al 3. Giusto? Me ne vanno via un discreto numero. Me ne vanno via 4.
e me ne resta uno zoppo, quindi è uno per il tempo. 1, 2, 3, 4, poi ne abbiamo, ne vanno via 4 e resta uno zoppo. I due con lo spara che fanno solo 4 attacchi a testa senza render, è malissimo. Quelli con lo spara al 2 sempre. Allora, loro hanno anche loro forza 5, però, quindi al 3. Sono due. Facci, facci, devi salvarmene due senza rende, quindi al 2, all'asso. Posso impegnarmi, bravo. Quindi, saputo di questo imprevisto, ti facilito. Grazie, sei un amore. Devi ancora arrivare la Kela. Grazie. Sono 3 attacchi di Kela, che diventano 5 in tutto con i bonus della carica e della ben cosa. Gentile. Che però vanno al 3 perché la Kela è un'arma ingombrante, infatti ne canno 2 ma ne rigenero 3, la 1, la 2, la 3. Vado a forza 5 perché ho caricato, per 2 10, quindi R4, sono oltre il doppio, finisco al 2. Sciambola Yazzi. Sono 3, 6 dentro, a VP meno 85, meno 3. Direi invulnerabile al 5. 2 danni a cose. Grazie! Guardalo, guardalo! Minchia, uno solo è passato! Porca Eva! È proprio ora di ammassare le moto! Pronto! Pacca Maron. Sono 2 attacchi a cranio di quelli normali che diventano 4 attacchi a cranio, quindi 8 dadi. Al ballava 2 perché c'è il capoguerra vicino. Guarda quanti assi, minchia, Madonna. Però 2 rientrano, diciamo, con 4 in tutto. Forza, abbiamo caricato, andiamo al 5, quindi al 3 dentro da salvare senza render. Pensavo un singulto da influencer. Salvamelo 3 all'asso, cioè all'asso canni. Ma scusi, ma lei è il famoso angelo di cielo? Non sono filmato, vero? Certo che sei filmato. Ovvio. Adesso dirò qualcosa che farà tagliare tutto. È un bestemmione. Ma guarda, anche se lo fai lo teniamo. Esatto. Arrivederci. Angelo di cielo, quello vero! Per il Patreon, la versione uncut. Tagliami 3, tirami 3 assi, dai. Chiudiamo questa pantomima. A quanto? Meno normale, senza reassi, qui salvi all'asso. Uno piazza, 2 no. Bravo. Vediamo la Kelona cosa ti fa di bello. Sono altri 5 colpi al 3 perché la Kela è ingombrante, ma 2 rientrano al 5. Forza Godzilione come prima, quindi al 2. 1 lo canno, sono 3, 2, 5 da salvarmi al 5 di after save. 5, sì. 2 danni a cranio, attenzione, ancora vivo il stregone. Allora, uno va via, lo stregone mi sa che ne ha 3, quindi mi sa che con la ferita ballerina. Aspetta, le ferite non passavano, quindi con uno secchi lui e lo stregone ne ha. Posso seccare lui, lo stregone sta vivo, se non sbaglio. Lo stregone sta vivo con una, mi sa. No, sta vivo a prescindere, perché adesso io ti faccio. Ha 2 ferite anche lui. Mentre, eh? Ha 2 ferite anche lo stregone, ha solo un attacco in più. Ok, quindi schioppa. Sono entrate. Ah, 2 ore sono entrati. Buon. Maronne. Allora, è il momento dello show del capoccia. Quindi in pratica, riassumendolo, al momento sto giocando con 10 punti potenza in meno, circa. E non credo di avere il tempo materiale per farli scendere. Allora, questo mi ha un attacco più un forza di base, per cui andiamo a 6 attacchi. Poi ha caricato 7 attacchi, più WOG 8 attacchi, più 9 perché siamo nel regno delle botte. Quindi 9 dadi, 4, 7. Tu mi stai dicendo che devo, cioè tiri 9 attacchi contro Ariman? Al 2 però. Vabbè, allora. Allora, tiro un asso, ma anche
3-6, 3-5-6, quindi aumento. All-in. All-in cop. Allora, forza, più rinforza di suo va a 7, più rinforza perché caricato va a 8, in più allo spacca grosso, forza più 3. Questo è un colpo a forza 11 in carica di un orco, coste mano al 2. Sta mano può essere per può essere fine infinito. 3, 6, 9, 10. Vai Ariman, facci ridere, salvaci questi 10 colpi al 4. Facci ride. Ma sono due danni solo loro. Due danni è il numero. Lui non è lui che ha il numero. E due danni, cioè due danni a botta gestibilissimo. Mog! Guarda, guarda che bello, un'altra gangbang ragazzi. Ma che belli sono gli orchi. Vedo già troppi falliti. Vedo già troppi falliti. Quante ferite hai Cristiano? Me ne restavano tre. Ciao. I think it's Ciaone e Raul. Venne stompato a morte. Ma com'è che si funziona sul menarsi che sono già ingaggiati? Chi ha caricato per primo comunque... Chi ha caricato Iemena per primo. Ma io non l'ho caricato con... Loro hanno già caricato. Hanno già fatto, ok. Manca lui e il tuo... Allora a partire dal giocatore di turno, quindi mio, ok. Ma sono lì in turno. Eh? Ah, che non è in turno. Che non è in turno, ok. Quindi niente, facciamo sto colpo della staffa, tipo l'ultimo bicchiere prima di salutarsi. Vediamo questo Elbrut. Quindi ha 7 ferite rimanenti o meno, gliene restano 2, quindi. Posso binare gli assi per ferire. Quindi sono 5 attacchi. 5 attacchi al 3. Forza per 2, quindi forza 12. 7 al 3. E gli assi erano per ferire, abbiamo detto, sì. E comunque ho fatto tutti dentro. Meno 3. Eh? Meno 3. Vado al 6. No. 3 ciascuno. Diventano 6 in tutto sulla kill, Carlo. Sulla. Sì, era su di lei, esatto. Morto. Boh, direi che abbiamo fatto. A me sarebbero da fare aipare i 5 termini. Vai, aipa e vediamo come va a finire. Aipa, aipa, écoutez-moi. Allora, move, direi che almeno a fine move. Prendo un punto prendo il punto comando comunque, no? Se anche se il generale è morto, sì, non ricordo più. Quindi 2. Scendiamo a 9. Scendiamo a 9 e vediamo un attimo qui questa... Però di lì non sono 9. Mannaggia. Quindi sta a vedere che devo andare sui ragazzini per forza. Sui ragazzini? Devo andare per forza di lì. Tutto il generale, scusa. E devo scendere a 9. Come faccio con questa stambardando di gente? Cioè, devo scendere qua nell'angolino a fare una carica. Ma 9 qua, no? E poi ti la carica. 9 qui, ma devo stare a 9 anche da loro. Ah, hai ragione, cioè. Hai ragione. Cioè. Tanto male scendere qua, cercare di seccare un po' di piccolini. Sì, ma poi comunque in realtà puoi ammassare vicino. Devo scendere qua, in pratica. Picchia la testa contro il... Fammi vedere giusto che i 9 siano regolari. No, per il, manco per il cacchio. Ok, adesso sono 9 regolari. Quindi roba da fare. Loro sono scesi. Io con un punto comando riutilizzerei lo stratagemmino dell'aumento di uno i bolter, perché loro sono tutti col bolt, tranne il capitano e lui che ha il flamer. Quindi loro tirano cadenza rapida 2, quindi cadenza rapida aspetta, cadenza rapida 2, quindi tirano due colpi a botta, giusto? Quindi quando fanno a cadenza rapida 2 è 4 colpi, quindi 4 colpi più 1, 5. Minchia. Quindi vado. Sono 15 colpi. 2, 4, 6, 8, 10, 15 colpi. Al... non ne ho idea, sarà 3 immagino. Al 3. Sui ragazzi. Ok. Ho dimenticato totalmente la fase psionica, però fa niente. Al 3 qua ci sono troppi assi.
troppi due, quindi questi qua sono dentro. C'erano dei bonus? No, nient'altro, ok. Quindi questi qua sono quelli dentro. Il Requiem ha forza 4 o 5, mi ricordo più, fa vedere. Forza 4. Sì, R5. Sui ragazzi, cinque. Cosa? Sui ragazzi, sui ragazzi. Sui ragazzi, ragazzi. 5. 5. Tutto morto. Buchi meno 2, danno 1, quindi... La coesione è 5. Vai. I missilazzi. Due colpi al 3. Dentro entrambi. Forza 8. Allora 5 al 3. Meno 2 di 3 ciascuno, quindi due morti, penso due morti, no? Quanti feriti hanno? 1 o 2? Una va al capo 2. Ok, quindi vabbè, comunque due che vanno sui piccolini, quindi ti resta il capo vivo. Ok. Poi la fiammata che è a 12, è un pesante di 6, quindi 4 colpi, che colpisco in automatico. A forza 5, quindi al 3. Al 4. Al 4, scusa, sì, giusto. Mentre 1. E basta. Hai DP, sì. DP meno 2 danno 1. Che un danno. E non riesco a schiopparteli. Oh, sei un vecchio. Mi sono dimenticato di fare la psionica prima. Appena fallo, sceso, fallo, faccio la psionica. Provo a fare lo smite, quindi quello banale banale. Su lui. Cioè sull'unità di ragazzi, quindi vediamo se entra. 3 più. Quindi 4. Smite era al 5, al 6, non mi ricordo più. A 5, quindi col più 1 dell'abilità entra di 3 mortali. Per assoluto ti conviveva tenerlo lì perché era per la carica. Devi tirare molto alto sulla carica. Oh, io proverei a fare la carica a questo punto. Vadi, contessa. Farei la carica proprio su di lui. È una carica impegnativa. All'11. È una carica impegnativa all'11. Che puoi binare con un punto comando. Esatto, l'unico che mi resta. Ah, tra l'altro tutti i vari suoi buff andati. Ok, ottimo. 8. Vai. Bino tutto, giusto? Bino tutto il dado quando sì, sì, faccio carica. Mi penso di sì. Vai. Sempre 8, quindi mi anda. E là. Vai. Avevo fatto che prima mi sa. Non l'abbiamo caricato, quindi sì, credo di sì. Allora, sto giro siamo come prima perché non l'ho caricato, quindi hanno un punto in meno di forza, ma c'è ancora la WOG, quindi sono 4-5 attacchi a testa comunque, 15 attacchi, 3-5. Duro full, avete visto il sacchettino con dentro gli sprinting, dove avevamo usato le miniature, il sacchettino classico dentro le robe di resina. Girava qua. Non voglio colpire, non ce l'ho più. Al 4. Allora adesso entra solo, raddoppia solo il 6 e non più il 5. Il 5, per cui 2 più dentro. Abbiamo detto che andiamo a forza 5 più 3, 8, 2 R7 al 3. Salvami questi 3, 6 con meno 3 di rend, quindi meno 3 di rend e invulnerabile al 5 per la roba Starter Arcani. Decisamente not enough. Baboom, anche prima c'era da fare il baboom. Ah, è vero, vai. All'asso esplodeva il mio. A 6, vabbè, vai. A 6? No. Mannaggia. Baboom. Ma io direi che a questo punto ti lascerei andare al Mordheim. Facciamo così, la chiudiamo qui. E credo che prossimo turno brum brum un'altra volta di là. Magari uno o due me li togli. Io qualcosina ti tolgo, ma... Va bene. Ma è bello prenderti a botte. Yeah! Un'altra contenga orchestra del Material Play. Che botte, ragazzi. Botte da orchi. Grazie, amici, sì. È stato veramente carino. Come te. A presto.
vado a farmi picchiare a Mordai. Diciamo, vai, vai, vai. Ah. I Mega Generali Galattici. Questo programma è stato presentato da Smarmellatori Huge. Gli Smarmellatori Huge sono i cotton fioc che usa Huge per smarmellare il colore olio. Vuoi anche tu smarmellare i colori olio sul corpo di Bob Moro? E allora prendi Smarmellatori Huge, i più grandi smarmellatori cotton fioc che esistano al mondo. Chiama ora l'800 600 800 e acquista Smarmellatori Huge.